Eccoci qua. Anche su Instagram, perfetto. Buongiorno a tutti, buona domenica. Buona domenica a tutti. Da noi, come avete visto, sta nevicando. Molto molto bene. Quindi oggi mi Sì, sa che sì, nevica sì. un po' tutto il giorno, farà un po' di neve, A che bello. noi la neve A me piace. piace tantissimo, infatti sono super E contenta. anche ai cani. Sì. Ecco, speriamo che la connessione regga bene perché. Esatto, sì, già lì fa un segno strano, però va bene, Prego, speriamo. diteci se su Facebook comunque ci vedete, ci sentite bene perché. Appunto, quando c'è un po' il tempo brutto funziona peggio la connessione, però dai, proviamo. Sì, vedo che. Come state? Come state? Oggi parliamo di un bel po' di cose, anche oggi, come al solito, parliamo sempre di un sacco di cose. E fate tesoro comunque di tutti questi consigli gratuiti che vi diamo nelle dirette, cioè applicateli, perché ovviamente va bene ascoltarli e tutto quanto, interagite sempre molto, complimenti per questo, eccetera, si vede che avete voglia di fare tutto quanto, dobbiamo scendere in campo in tutti i sensi, sia in campo agricolo, sia in campo business, eccetera, e crescita personale, e applicare tutti questi consigli che vi diamo. Comunque, mi raccomando, perché sono importanti. Ciao Valeria, ciao Buongiorno, Michela, ciao buongiorno a Cristian, tutti. buongiorno a tutti. Ciao Sabrina, dove Mi eri? siete Ciao Nico, come mancati. stai? Perfetto, ci Ok, sentono bene, quindi ottimo, ottimo. benissimo, Ma perché niente. c'è questo colore strano qua su? Ok, Vai, l'hai hai visto? fatto la magia tu Sì, qua. però era bruttissimo che era. Ok, buongiorno Benissimo, Nati. ragazzi, vi ascolto e vedo con molto piacere e interesse, Grazie. grazie. Ciao Antonio, ciao a tutti. Ecco, fate domande, ciao Flavio. Fate domande tranquillamente su quello che volete. Ciao Antonietta, ciao Cristiano, ciao Rossella. Ciao a Grandi. tutti, buona domenica a tutti. Bene. Ciao Nicola, Marco, grandissimi, grandissimi, belli. Da voi nevica, sta nevicando dalle vostre parti. Noi siamo un po' in mezza montagna, diciamo, quindi. Siamo Ciao svegliati Claudia, dalla neve e adesso ciao sta Giulia, ciao nevicando ragazzi. benissimo. Ciao a tutti. Sara, ciao ragazze, come state? Ottimo, dai. Fantastico, fantastico. Parliamo, ripeto, di un bel po' di cose. Ci siamo. Allora, vogliamo parlare di finanziare la crescita della propria azienda, anche qua così. Parliamo di un concetto che forse non abbiamo mai approfondito tanto, non Sì, abbiamo non mai tantissimo. parlato tanto. Ciao Manuela, ciao Mariano. Però è molto importante ed è anche, tra virgolette, un nuovo paradigma, diciamo, perché quando parliamo di finanziare la crescita, fondamentalmente c'è una credenza tanto diffusa, no? Che per avere un'azienda o costruire un'azienda ci vogliono soldi, no? Ora, ovviamente questo non è sbagliato, cioè è vero che ci vogliono soldi per far crescere un'azienda, ma la grande domanda, il grande punto, quindi è, ok, e se quindi io non vengo da una famiglia ricca che mi ha lasciato magari 50.000 euro, 100.000 euro, 200.000 euro in eredità o roba del genere, come faccio a far crescere la mia azienda? Crescere o creare da zero comunque, quindi stiamo parlando sia per chi inizia da zero sia magari chi ha già un'azienda agricola, questo vale per Yes. tutti. E ovviamente noi in che situazione eravamo? Questa che è descritta, diciamo, nel senso che ovviamente era un nostro sogno e siccome nostro volevamo ovviamente farcela da soli in primis, Eh sì. quindi non volevamo aiuti esterni e poi anche i nostri genitori comunque. Sì, non ne avevano neanche la possibilità, cioè come se avete letto un po', conoscete la nostra storia, sapete benissimo, insomma, ciao Stefania. Che io lavoravo nel bar dei suoi nonni praticamente, e i suoi nonni lavoravano praticamente H24, cioè il bar Lavorano lavorano, H24 cioè tutt'oggi. Che è quel classico bar, no, il bar sport di paese è dove è aperto aperto sempre, lo costantemente, è trovi. una sicurezza per tutti. E sì, quindi loro appunto Sì. lavorano oggi e lui Ale ha lavorato per quanti anni? Insomma, diversi anni nel bar dei Sei, miei nonni. sette anni, 6-7 anni, da Sì. quando avevo 17 anni che ho iniziato a fare i primi piccoli lavori, poi quando è finita la scuola mi ci sono messo ovviamente più seriamente. Questo perché? Perché ovviamente volevo studiare all'università principalmente per conoscenza personale, cioè non ho fatto l'università sapendo poi magari di cercare lavoro con le conoscenze dell'università. Non era mio interesse, il mio interesse era comunque aprire l'azienda. A 18 anni già avevo
avevamo iniziato a costruire le prime cose, avevamo già iniziato a fare i primi test, eccetera, per aprire l'azienda agricola. E quindi ovviamente mi sono autofinanziato tutto, sia i miei studi personali, sì, quindi di università, eccetera, sia i miei studi personali privati, quindi tutti gli studi che ho fatto di imprenditoria, di business. Considerate che una volta ho comprato un pacchetto di corsi, diciamo così, e consulenze varie che mi costava più di quello che io avevo in banca in quel momento. E sono stati 3 mesi impegnativi perché dovevo studiare tantissimo, ma allo stesso tempo dovevo lavorare tantissimo perché mi ero, tra virgolette, fatto un debito, diciamo così, che dovevo assolutamente in quei 3 mesi ripagare. Quindi non è stato assolutamente facile. E qual è il discorso? Quindi ovviamente un po' di soldi ci vogliono, no? Per far crescere un'azienda, cioè è ovvio che cioè, a gratis è impossibile costruire un business, però la domanda, ripeto, qual è dove troviamo questi soldi e come facciamo se non abbiamo magari 50.000, 100.000 euro lì pronti per far crescere la nostra azienda? Ecco, non è un problema, cioè è un problema, diciamo così, sì, ma se risolvibilissimo, perché se l'abbiamo risolto noi e anche tanti nostri clienti, ovviamente lo possiamo risolvere tutti. Vedo Lilia che sta cercando di creare dal nulla una piccola azienda agricola, ti trovi esattamente in questa situazione, infatti, no? E va benissimo, cioè non c'è nessun tipo di problema, però dobbiamo cambiare questo paradigma. Esatto, ossia, sì. Se noi rimaniamo ancorati al fatto che se non troviamo 20.000, 30.000, 50.000 euro non possiamo far partire la nostra azienda agricola, che cosa significa? Significa che stiamo, tra virgolette, raccontandoci alla nostra mente una scusa per non avviare un'azienda agricola, e questo succede spesso perché ovviamente che cosa fa il nostro corpo, il nostro cervello? Cerca di proteggerci in qualche modo. La mente mente, come si suol dire, e ovviamente che cosa fa? Cerca di mantenerti nella tua zona di comfort senza andarti a far rischiare niente, eccetera, eccetera. Ora, il discorso quindi qual è? Se ci vogliono troppi soldi che non abbiamo e abbiamo difficoltà a reperire, perché magari abbiamo mutui o cose del genere, quindi non abbiamo neanche la possibilità di prendere in banca qualche finanziamento tipo da 30 a 50 mila euro, robe del genere, le cose sono due. O il progetto è sbagliato, ok, oppure è organizzato tempisticamente male. Che cosa significa? Che se tu al primo anno hai bisogno di 30 mila euro che non puoi trovare in nessun modo, ok, significa che stai sbagliando qualcosa dal punto di vista di progettazione della tua azienda. Perché la più grande fonte di finanziamento della tua azienda, della vostra azienda, sapete qual è? Sono i vostri clienti. Quindi i vostri clienti sono gli investitori fondamentalmente della vostra azienda. Esatto, quindi la domanda sicuramente che magari vi sta passando in testa è: ok, ma se io parto da zero e non ho nemmeno l'azienda, come faccio ad avere i clienti prima di avere l'azienda? Insomma, quindi questo immagino ve lo state chiedendo tutti, vai alle risposte. Esattamente, allora partiamo dal discorso che cioè, c'è una marea, diciamo, di strategie e mosse diverse che possiamo andare a fare ovviamente per cominciare a costruirci questi clienti che finanziano la nostra azienda, ok? Però vediamo alcuni esempi proprio pratici di quello che si può fare. Allora, ovviamente se c'è la possibilità di prendere un piccolo finanziamento, magari anche solo di 10.000 euro, ti faccio un esempio, può essere un'idea quella di prendere un piccolo finanziamento in banca per far partire il progetto. Il mondo invece del PSR, finanziamenti, eccetera, noi, come vi diciamo sempre, non lo vediamo come un modo per finanziare la crescita fin da subito, sia la messa in opera fin da subito dell'azienda, perché non sono soldi che vi vengono dati subito tutti insieme, via dicendo, ma vi vengono dati principalmente a saldo. E funzionano tutto in un modo particolare, quello oggi non è l'argomento della giornata. Però spieghiamo, a saldo significa che appunto tu prima fai lavori che hai detto di fare nel tuo progetto, quindi sei anche molto vincolato da quel punto di vista perché devi fare tutto quello che hai scritto anni prima, esatto, magari, quindi le cose possono cambiare, e poi i soldi ti vengono dati alla fine, quindi comunque esatto, prima devi averceli per fare tutte le cose che hai scritto nel progetto. E non puoi fare un progetto da 10.000 euro tipo per un PSR, ma mi ricordo quando l'ho fatto io doveva almeno minimo 50.000 euro. Quindi poi questi 50.000 euro di costo del progetto in qualche modo dovevano essere tirati fuori. Come farsi finanziare qual è il giusto modo per costruire questo progetto? Allora, il giusto modo per costruire questo progetto è se ci sono, ma poi parlo proprio di, diciamo, difficoltà economiche importanti, nel senso che effettivamente non si può accedere al credito in nessun modo, che non abbiamo
niente da parte, ma abbiamo magari solo quei 5.000 euro, roba del genere, o solo il nostro stipendio che ogni mese ci dà da vivere, diciamo così, qual è il modo migliore? Il modo migliore è, cioè che può essere anche un vantaggio, ecco, infatti il cambio di paradigma è proprio questo, cioè il cambio esatto. di paradigma è che dobbiamo farci finanziare dai nostri clienti e non attraverso una fonte esterna, quindi non è vero che se non abbiamo una fonte esterna di finanziamento non possiamo sviluppare la nostra azienda, cioè quello che abbiamo creato noi con la nostra azienda agricola non l'abbiamo fatto all'inizio con i soldi del PSE, cioè ancora devono darceli per farvi capire. Ci dopo anni e anni di esatto, storia. Solo un piccolo anticipo all'inizio, ma noi avevamo praticamente eravamo già partiti, avevamo già comprato quello che ci serviva per far partire la nostra azienda agricola, con i soldi che mi ero risparmiato e con i primi clienti che ci eravamo andati a fare, ok? Quindi il discorso è dovete ovviamente strutturare, e ripeto è un vantaggio perché potete strutturare un progetto che vi vada a posizionare fin da subito come tra virgolette leader, diciamo così, del vostro mercato, ok, della vostra nicchia che siete andati a scegliere. Quindi se non si hanno soldi, che cosa si può investire? Si può investire il tempo nello studio del mercato, per esempio, per capire qual è la nicchia migliore per le coltivazioni che voglio fare io, le possibilità che ho io di coltivazione. Facciamo un esempio pratico. Se io voglio fare una coltivazione, per esempio, grande di, non lo so, ortaggi, tanti ortaggi che magari mi costano tanto, voglio fare serre o cose del genere, è sbagliato partire col paradigma di bene, nel momento in cui avrò tutte le serre come dico io, tutte le piante come dico io, eccetera, allora è partita la mia azienda. No, la tua azienda deve partire molto prima, cioè la tua azienda deve partire da un orto di 200 metri quadri o 400 metri quadri, quello che vuoi, tanto non sono enormi le spese da quel punto di vista e quindi sono super gestibili, e andarsi a costruire fin da subito un importante pool di clienti, quindi un importante tante persone, ma clienti importanti. Cosa significa? Clienti molto fedeli fin da subito che vi pagano quello che meritate. Questo è un altro argomento che ora poi vi vado a spiegare. Quindi che cosa significa? Che dovete strutturare un progetto con margini elevati. Cioè il vostro primo obiettivo, in un esempio pratico come vi sto facendo adesso, non è costruire la serra. Il vostro primo obiettivo è avere i margini adeguati. Dentro ai margini adeguati, che cosa con margini adeguati che cosa intendo? Ovviamente intendo che tra ricavi meno spese mi rimane un profitto utile per la mia azienda. In queste spese ci deve essere considerato anche il vostro lavoro, perché intanto ovviamente voi con i ricavi vi dovete pagare, ok? Quindi in primis vi dovete pagare un po' per poter risparmiare, eccetera, avere soldi anche per vivere, aumentare subito il vostro reddito, e l'utile ovviamente che vi rimane all'interno della vostra azienda deve essere reinvestito, e quell'utile viene fuori ovviamente dai clienti che avete fatto. Ma attenzione, perché adesso qua il gioco diventa interessante, perché se voi partite in questo modo, dopo un anno o due anni, quelli che sono, anche un anno, insomma, può essere più che sufficiente se uno ha voglia, spinge forte, si possono fare tantissime cose in un anno, come abbiamo fatto noi, a quel punto avete un accesso al credito totalmente diverso, perché se voi quindi avete la formazione necessaria poi per costruire un business plan, mostrare subito i numeri a una banca, a un finanziatore esterno che vi può dare quei 10, 20, 30 mila euro che vi servono per fare un nuovo salto di qualità nell'anno che viene, ovviamente potreste anche non averne bisogno, però a quel punto avete un accesso al credito migliore, perché state mostrando dei numeri, state mostrando che voi con la vostra azienda producete roba di qualità, eccetera, la vendete bene, ai margini giusti, e intanto vi state anche pagando, quindi state mostrando dei numeri che sono molto importanti e che quindi vi danno un accesso al credito totalmente diverso, anche se siete impegnati in altri mutui e cose del genere. Vuoi aggiungere qualcosa intanto? No, assolutamente. Cioè, sembra, cioè, questo discorso magari a prima vista molto sembra controintuitivo. Esatto, controintuitivo, e quindi dice, ma cavolo, non è possibile, cioè, sembra strano, però cioè, funziona esattamente così. E quello che abbiamo fatto anche noi. Esattamente, quindi... cioè l'abbiamo fatto noi in primis. E questo vi fa cambiare quindi questo paradigma in tanti modi, ecco perché è molto controintuitivo. Punto numero uno, perché dovete togliervi dalla testa di avere prima tutta l'azienda strutturata nel giusto modo per poi partire con la vendita o robe del genere, perché in quel modo non ce la farete mai, cioè è una delle cose che blocca il 90% delle persone, ok? Perché prima vogliono avere il capannone ristrutturato nella maniera corretta, prima vogliono avere le serre, prima vogliono avere questo, quest'altro, eccetera, e poi far partire la loro azienda. Non è possibile. E l'altra cosa ovviamente che fa cambiare paradigma è il fatto che
non dovete puntare ad avere tanti clienti, ma dovete averne pochi. E questo dice, ma come? Pochi clienti meglio che tanti? Sì, perché voi altrimenti vi state strutturando, senza state cercando di strutturarvi, se no, senza soldi, con un modello di business che va bene solo per una grande distribuzione o per grandi aziende o multinazionali. Quindi è totalmente sbagliato, cioè le logiche imprenditoriali che si applicano quando siamo piccoli sono totalmente diverse dalle logiche che si applicano quando siamo grandi, ok? E per grandi intendo anche molto grandi, cioè Amazon, per esempio, non potete pensare di strutturare un modello di business come quello di Amazon fin da subito. Amazon ha potuto perdere miliardi di euro per anni, perché ha lavorato su investitori, eccetera, con tutto un altro modello dove non è importante il profitto che si fa sul singolo prodotto, ma è importante il profitto che si fa sull'insieme dei prodotti. Quindi magari loro hanno diversi prodotti con i quali perdono costantemente soldi anche vendendoli. Ok? Quindi ogni vendita che fanno è una perdita di soldi. Se noi partiamo da zero con pochi soldi, non possiamo permettercelo questo. Esatto. È troppo rischioso, è un rischio troppo grande che non ha neanche senso fondamentalmente. Quindi se voi pensate fin da subito di strutturarvi avendo tantissimo prodotto da vendere a tanti clienti, è un problema enorme. Voi dovete strutturarvi avendo anche poco prodotto, e una, per esempio, delle cose che si può fare per averne di più è andare poi ad integrare quel prodotto, e chi è tipo dentro a il mondo di ecosystem BSC ha la possibilità alla possibilità costante di poterlo fare, perché ovviamente ci sono tantissimi altri produttori che producono in maniera sostenibile, eccetera, e quindi ovviamente la qualità del prodotto non scende, quindi non acquistate. Esatto, ovviamente... integrare significa, ci spieghiamolo, aggiungere, cioè comprare del prodotto che a noi manca, quindi per esempio produciamo piccoli frutti, le vendiamo tutti e noi possiamo integrare una parte, una percentuale che è precisa, 49%, insomma, esatto, di piccoli frutti presi da un'altra azienda e venderli come nostri, diciamo, ok? Esattamente, questo che cosa, cioè qual è il grande vantaggio di questa cosa? Che voi spendete fondamentalmente per produrre 100 di piccoli frutti, per esempio, ma potete, come vedete che state finendo i vostri, avete clienti, volete servirli e volete anche prenderne qualcuno in più, eccetera, come far crescere la vostra azienda, potete prenderne 99 fondamentalmente da un'altra azienda che produce piccoli frutti e andare a rivendere anche quei 99. Esatto, per far questo però, come diceva Ale, cioè potenzialmente lo potete fare con tutte le aziende, però è anche giusto farlo con aziende che magari conoscete, sapete come lavorano, sapete che il prodotto... è importantissimo. No, cioè per noi è essenziale, insomma. Sapere appunto che il loro prodotto è di qualità e così via. Quindi appunto, come diceva Ale, dentro al gruppo di Ecosystem BSC sappiamo esattamente come tutte le persone producono i loro prodotti, quindi sappiamo della loro qualità, insomma. Ecco, guarda, lui ci dice... cotto di fichi, bellissimo. Ragazzi, tutto quello che stai dicendo l'ho messo in pratica da anni, ho messo passo per cominciare. Grazie per diffondere queste logiche. Bene, siamo contenti di aver beccato anche qualcuno che ci dà la prova pratica di questo, oltre a noi e magari altri nostri clienti, che non so se ci sono oggi o che. Comunque, è proprio questo l'importante, cioè lavorare, cioè come obiettivo, avere pochi clienti che ti pagano tanto, ok? Quella è la logica completamente diversa. Non avere tanti clienti e una struttura enorme, non è quello. No, anzi, anche perché più la struttura è grande, più problematiche ci sono, più proprio costi esattamente, gestione imprevisti maggiore. Cioè, tutto si complica quando le cose crescono, e quindi è bene iniziare a mettere le basi con poco prodotto, pochi clienti, farlo bene. Se è sbagliato qualcosa lo vediamo subito e possiamo aggiustarlo. Se invece abbiamo un quintale di prodotto è un problema, cioè dobbiamo veramente dopo cambiare strategia, cambiare progetto, è un casino. Invece se hai poco prodotto puoi anche rimediare magari a eventuali danni o roba del genere. Esatto, ora questa roba si collegano altri due discorsi. In primis la comunicazione che possiamo ovviamente, che dobbiamo fare, e ora ci arriviamo, perché qui la grande preoccupazione è ma se io ho il capannone messo male, o l'azienda non è a posto, o questo, quest'altro, eccetera, non posso magari far vedere video dentro la mia azienda, okay, perché c'è il capannone brutto, perché c'è questo brutto, e via dicendo. Ora andiamo a rispondere invece alle domande del discorso comunicazione, e poi ora rispondo prima però a tutte le domande che mi avete fatto, ok? Allora, ecco qua, ho bisogno di parlarvi, Giovanna, fai pure domande se hai bisogno. Ciao Barbara, come va? Cagnolini stanno bene? Ho visto le foto dei cuccioli bellissimi, e sono bellissimi, veramente ne vorrei un altro. Mentre scrivo mi avete risposto, ok, ottimo. E benissimo, no? E dicevo, dal punto di vista comunicazione non dovete preoccuparvi di quello, ma anzi, cioè il trend fondamentalmente che...
sta crescendo sempre di più e per le quali i consumatori sono interessati, è vedere una faccia dall'altra parte, cioè vedere qualcuno di cui si possono fidare. Perché se tu artefizi fondamentalmente tutto, cioè non funziona. Cioè non è che, per esempio, noi stiamo tanto attenti, non so, che ne so, come ci vestiamo, cose del genere, perché dobbiamo essere fighi e tutte queste cose qua, oppure devi far vedere l'azienda perfetta o roba del genere, no. Anzi, dovete far vedere anche le imperfezioni della vostra azienda, perché vi faccio anche qua un esempio pratico, cioè un messaggio del genere ha una potenza devastante, ossia voi siete sui vostri social, ora parliamo anche di comunicazione proprio nello specifico di come farla, alcune differenze, voi siete sui vostri social che state facendo una diretta della vostra azienda oppure un video della vostra azienda facendo vedere alle persone tutto quello che state costruendo, le state portando nel vostro viaggio, quindi fate il vostro video, ecco qua ci sono i miei ortaggi, c'è la mia coltivazione di piccoli frutti, di zafferano, il mio oliveto, eccetera, eccetera, sto facendo determinati lavori perché così posso assicurarvi un prodotto di altissima qualità in maniera veramente sostenibile, eccetera, eccetera, fate vedere un po' di roba, tutto quanto, e poi dici, poi qua c'è tutta una parte che vogliamo assolutamente ristrutturare nei prossimi mesi e via dicendo, e visto che la nostra azienda fondamentalmente ha la visione di portare olio di qualità nelle tavole di tutti gli italiani, il vostro supporto di voi che mi state seguendo e credete nell'olio di alta qualità è di grandissimo aiuto per noi. E così cominciate a far credere, non prendetelo come brutto termine, nel senso voi dovete far credere qualcosa di veramente etico, però iniziate a far credere quindi alle persone in una visione in cui voi credete, in un qualcosa in cui voi credete, in un posto in cui volete andare, e andate a smuovere fondamentalmente uno dei 6 bisogni fondamentali delle persone, che è quello del contributo. E quindi le persone, siccome tendono a voler contribuire a qualcosa, ok, senza farlo nella pratica loro, saranno molto più predisposte ad acquistare il vostro olio, per esempio, anche se costa molto di più. Perché? Perché ovviamente loro si vanno a razionalizzare, perché le persone, sappiate, che acquistano con l'emozione e poi si giustificano con la logica, ok? Quindi l'emozione che gli avete suscitato è: ma guarda che figo questo che mi fa vedere tutto, eccetera, mi fido veramente di lui perché mi sta facendo vedere il suo oliveto, il terreno, come l'ha trattato, eccetera, mi sta facendo vedere l'olio, come lo assaggia, le differenze tra un olio buono e un olio non buono, e via dicendo, e tutto quanto, e allo stesso tempo mi permette di contribuire a qualcosa di più grande, qualcosa in cui credo anch'io e che mi fa diventare, e che dal punto di vista aziendale fa diventare quel cliente fan della tua azienda, ok? E quindi lui si va a giustificare dicendo: tanto io l'olio lo dovrei comprare, lo compro da lui anche se costa di più, ma sono sicuro che sto portando un olio di altissima qualità, e anzi mi insegna anche a utilizzarlo nel giusto modo, perché così io possa poi a fine anno, se andiamo a vedere, effettivamente non spendere di più se acquistassi un olio a 6 euro invece che a 17 al litro. Ottimo, fantastico, mi va benissimo, e si è giustificato quindi il vostro potenziale cliente con la logica di un acquisto che però ha fatto in maniera emozionale. Sì. Quindi capite, se quindi voi andate a lavorare, a mettere il focus su questo e non sulla palla della burocrazia o ci vogliono i soldi o chi nasce ricco, chi muore quadrato non muore tondo, chi nasce quadrato muore tondo, tutte quelle robe lì, levatevi questi proverbi strani dalla mente che vi offuscano da quello che dovete fare nella realtà delle cose, ok? Poi, crescendo, si può anche pensare ad altri tipi di strategie, si può pensare anche, io per esempio con un cliente una volta, c'è un cliente più che altro, vabbè una storia lunga, comunque diciamo che facemmo un discorso sulla vendita di olio, dove praticamente andammo a regalare boccettine di olio, ok? Per tipo, non mi ricordo quante centinaia di spedizioni, gratis, ok? Quindi lui praticamente applicò questa cosa andando a regalare fondamentalmente delle boccette di olio in assaggio a centinaia di persone, spendendo quindi migliaia di euro tra spedizioni, costi di produzione, eccetera. Poi però ovviamente la strategia funzionava che dopo a queste persone che avevano assaggiato l'olio veniva chiesto un feedback e veniva proposta un'offerta esclusiva solo per loro. Okay? E la maggior parte di questi clienti acquistando l'offerta, e noi facendo i calcoli bastava che il 30% di queste persone acquistasse, ha portato profitto all'interno dell'azienda. Però ovviamente questa è una cosa che si fa quando si ha della liquidità. Infatti dovete sapere, questa
è interessante, cioè che la liquidità fondamentalmente è l'ossigeno della vostra azienda, ok? L'ossigeno, se provate a stare senza ossigeno, dopo pochi minuti morite, no? La stessa cosa vale per un'azienda. Se fate stare un'azienda senza liquidità, l'azienda muore, perché arrivano 2.000 euro di contributi da pagare e siamo, no, le tasse, sono un problema le tasse, no? Quei 2.000 euro dovevano esserci, c'è un errore dal punto di vista aziendale. O arriva da pagare le scatoline nuove o i barattolini nuovi e via dicendo e non ci sono soldi e quindi come facciamo? È un problema. Ok, quindi la liquidità è l'ossigeno della vostra azienda e per esserci liquidità ci devono essere margini. Ok, domande su questo intanto? Poi entro più nel discorso della comunicazione. Sono nel box con loro, vi stiamo seguendo, grandi. Ciao Maurizio. Samuele, ecco, è un ruder, comunque sto facendo comunicazione. Bravissimo, cioè fai vedere anche non le pecche, diciamo così, ma le difficoltà che stai incontrando, ma lo stai facendo per un obiettivo più grande, sia per te, esatto, che per il tuo pubblico. Ok, quindi anche, abbiamo dato tanti suggerimenti su questo anche a alcuni clienti in affiancamento, eccetera, sul discorso di essere intelligenti. Ora qua, questa ragazza praticamente ha un capannone che non gli piaceva, ok? Cioè un po' da ristrutturare, degli attrezzi brutto, nel senso, esatto, però vecchio. Stiamo strutturando con lei un progetto legato al mondo dei bambini e lei aveva la problematica di non voler partire, diciamo così, cioè la paura di partire a vendere, a far venire le persone in azienda, perché la prima cosa che si vedeva era questo capannone brutto. Ok, allora che cosa abbiamo fatto? Cosa gli abbiamo consigliato fondamentalmente? Gli abbiamo detto, cioè, tu parti, non preoccuparti del capannone degli attrezzi che non ci farà caso nessuno, ok? E il capannone degli attrezzi lo aggiustiamo fondamentalmente, lo decoriamo con tutto quello che faranno i bambini, che sono fondamentalmente i tuoi clienti, anche se ovviamente i clienti sono i genitori, però ci sono i bambini lì che nel tuo atelier, eccetera, faranno dei bellissimi cartelloni, li farai disegnare con la tintura di zafferano, di uva, quella di fragolina, eccetera, che hai nella tua azienda e tutto quanto, e poi con quei cartelloni andiamo a fare un bellissimo capannone ristrutturato fondamentalmente dai bambini. Che non significa che quindi sarà come, non lo so, entrare all'hotel Armani di Dubai, che entri è tutto incredibilmente perfetto, non interessa, cioè alle famiglie con i bambini che vengono lì e stanno lì loro intanto a fare il loro aperitivo, a mangiare qualcosa, eccetera, i bambini a divertirsi all'interno di un'azienda agricola sostenibile dove non si respira aria sporca, non gli interessa il capannone in stile Armani Hotel di Dubai, cioè anzi gli interessa che si veda qualcosa di quel tipo. Quindi sfruttare i lati negativi, diciamo, della nostra azienda, che noi in questo momento vediamo come negativi, ok, per far diventare ancora più di valore, esatto, la nostra azienda, cioè, e creare punto di forza, fiducia comunque esatto, dell'azienda. Cioè, dal punto di vista analisi, voi che cosa dovete fare? L'analisi, nello specifico dal punto di vista di business, si chiama analisi SWOT, ossia l'analisi dei punti di forza e dei punti di debolezza dell'azienda e sui concorrenti. Se voi fate questo tipo di analisi, analizzate quali sono i punti di forza della vostra azienda e i punti di debolezza della vostra azienda, un vostro grande lavoro può essere quello di prendere i punti di debolezza e farli diventare punti di forza. Perché se voi avete 100 punti di forza poi e un unico punto di debolezza, ci lavoreremo in futuro, ma non è un problema. Ogni azienda ha un punto debole. Ovviamente anche Amazon ha il punto debole spesso magari della qualità, cioè perché ovviamente lui va a scapito magari per alcune cose sulla qualità, ma va ovviamente a lavorare sui volumi, eccetera. Stessa cosa le grandi distribuzioni, quindi anche le grandi multinazionali hanno ovviamente dei punti deboli. Ok, poi vi dicevo, sono due problematiche che adesso vi vado a spiegare, che sono legate a... comunque sì, rimarrà registrata, suppongo, su Facebook, la troverai, Sara? Su YouTube, forse. Su YouTube, forse anche su Facebook, non lo so, perché ci pensano i nostri ragazzi. Comunque, sì. E, due problematiche. La prima è legata alla vostra mentalità su questo, e anche ultimamente abbiamo fatto una call, una consulenza, in cui siamo andati a tirar fuori fondamentalmente questo potenziale di questa azienda, perché ci sono i problemi di mindset da coltivare. E punto numero due, quello che dicevo prima, andare quindi a lavorare sulla nostra comunicazione in maniera specifica. Dal punto di vista mindset, che cosa intendo?
Allora, intendo che spesso e volentieri noi produttori abbiamo un grandissimo problema dal punto di vista mentale, ovviamente non è un problema psicologico grave, insomma, no, però di mentalità, okay, di mentalità, cioè, di approccio, quindi un problema dal punto di vista mentale proprio, ossia abbiamo paura di chiedere il giusto prezzo alle persone. Cioè, considerate che questa azienda qua fondamentalmente vendeva qualcosa a 5 euro che anche nel più scarso posto praticamente della grande distribuzione, che okay, si trova a 10-12 euro. Ma minimo, cioè minimo. Ora non posso parlare nel dettaglio ovviamente perché sono cose private, però l'esempio è questo, cioè voi avete un vostro prodotto, un vostro servizio, fatto, dovete valorizzare. Cioè magari di qualità, perché appunto avete, cioè puntate sulla poca quantità ma magari sulla qualità, state attenti appunto in ogni fase di produzione, quindi veramente ha un valore enorme quel prodotto, quindi non potete svenderlo a un prezzo ancora più basso rispetto a quelli che si trovano magari anche alla grande distribuzione, in primis perché intanto già sul mercato i consumatori non sono molto, come si dice, non sono molto educati ad acquistare prodotti di qualità. In più, se noi abbiamo un prodotto di qualità e lo svendiamo anche al prezzo più basso della grande distribuzione, creiamo ancora più confusione. Esatto. Quindi le persone dicono: ok, ma quello dovrebbe essere un prodotto di qualità. Il prodotto di qualità costa di più, però quello costa poco, non mi fido e non comprano. Quindi, esatto. Spesso... quindi voi volete, dovete farvi assolutamente pagare il giusto prezzo. E spesso, ragazzi, ragazze, è un problema di mindset veramente, perché la qualità nel prodotto spesso e volentieri c'è, perché gli estremi per chiedere di più ci sono, ma è tutto nella nostra mente, perché abbiamo paura che se gli chiediamo 10, questa persona ci dica che costa troppo. Bene, ciao, arrivederci, non mi servi, non fai parte della mia realtà, non raggiungeremo la visione grazie a te, se vuoi pagare 5 euro qualcosa che mi costa 7 per produrlo. Fine. Non abbiate paura di questo, dovete essere verticali da questo punto di vista. E si collega al discorso della comunicazione in questo modo: se voi fate una comunicazione sui vostri social o sui vostri volantini o nel vostro punto vendita, eccetera, che dice, per esempio, cioè fate un video e dite: ragazzi, cioè persone, insomma, pubblico, mio pubblico, ok? Se seguite la mia azienda per trovare il prodotto al prezzo del discount, lasciate perdere, cioè andate alla grande distribuzione X, alla grande distribuzione Z, dove vi pare, perché qua si valorizza veramente un mondo, qua si valorizza il pianeta, qua si porta sulla tavola cibo di qualità, qua si fa del bene ai nostri figli, qua si fa del bene a noi stessi, non si fanno le cacchiate, ok? Cioè, siete stati chiari? E voi attraete soltanto pubblico di qualità in questo modo. Perché la pensa come voi, ovviamente. Esatto, perché dovete sapere anche che un'altra cosa controintuitiva è che le persone che spendono meno sono più esigenti delle persone che spendono tanto. E questo anche è un controsenso. Eppure è così. Eppure è così. Noi siamo abituati a pensare il contrario, ma in realtà è completamente diverso. Cioè le persone che spendono poco e vogliono tanto sono quelle persone che si lamentano di qualsiasi cosa vedono. Ah, ma qui perché? Vogliono fare i fighi, risparmiando e basta, quindi facendo i tirchi, e poi pensano di avere anche il diritto di lamentarsi o cose del genere. Quindi se noi ci circondiamo di clienti che appunto vogliono pagare poco il prodotto, perché noi in primis lo svendiamo, avremo sempre più problemi, perché appunto saranno sempre più esigenti queste persone, non danno il valore a quel prodotto, cioè non capiscono che è un prodotto di super qualità e lo stanno pagando pochissimo in confronto a quanto dovrebbero. Esatto. E quindi si lamentano, appunto sono più noiosi rispetto a quelli che invece sono disposti a pagarti di più, ovviamente. Esattamente. Poi qua vi riporto un altro esempio pratico che magari vi può spaventare, ossia una cosa che vi può spaventare è: facciamo finta che avete il vostro punto vendita diretto o state facendo un mercato, siete a una fiera e via dicendo, e oppure anche online, semplicemente che una persona vi ha scritto sul vostro social chiedendo informazioni sul vostro prodotto, gli parlate del vostro prodotto e gli dite che costa 50 euro e lei vi dice: ah no, costa troppo. Benissimo, qui non vi dovete arrabbiare, dovete sfruttare la situazione e andare a chiedere alla persona: perché pensi che costa troppo? E magari vi può rispondere o non sa come rispondervi, e quindi capite fondamentalmente che l'ha detto così perché si immaginava chissà cosa, che non esiste roba del genere, oppure vi risponde magari: perché, non lo so, lì costa 20, ma lì non è lo stesso che qui, questo è un altro prodotto,
e quindi tu gli dici, è come se compri la Ferrari oppure la Panda. È chiaro che vanno in giro nello stesso modo, ma sono due qualità totalmente diverse di motore, eccetera, eccetera. Ci sono diverse differenze, okay, tra una Ferrari e una Panda. Poi c'è tanto di brand sulla Ferrari, chiaro, ok? Ho fatto un esempio, ma il discorso è quello, cioè un vestito di alta qualità, di qual è un tessuto? Il velluto, tipo un vestito di velluto, una giacca di velluto, una giacca di poliestere, sono due cose totalmente diverse, sia per sensazione, sia per esperienza, sia per durata, e via dicendo. Quindi è la stessa cosa. Quindi ovviamente andate a capire che alcune persone, e non fate l'errore di dire la gente mi dice che costa troppo se ve l'ha detto una persona e magari invece avete 20 clienti, ok? Che sono felici, contenti, eccetera. Quindi andate a studiare fondamentalmente quelle che sono le credenze che stanno impedendo al vostro business di esplodere sempre di più. Quindi non vi dovete arrabbiare, ma anzi dovete sfruttare la situazione e andare a capire perché. Tu dici, guarda, ok, lo capisco, non c'è nessun problema, posso chiederti come mai pensi che costa troppo? La persona suppongo che vada a risponderti, insomma, non esatto. Che scappa, soprattutto se siete dal vivo, no? E quindi ottenete feedback importanti da una fetta di mercato che magari potete andare a recuperare per crescere, ok? Quindi anche qui, evento negativo, non do un significato sbagliato, ossia del tipo, tutte le persone... dicono così, la gente vuole questo, eccetera. No, l'ha detto una persona, due persone che è capitata magari lì per caso, ok? Non facciamoci troppo caso, ok? Ma esatto. Sfruttiamo queste situazioni per accrescere la nostra consapevolezza sul mercato di riferimento in cui agiamo, sul nostro business e sulle esigenze quindi specifiche del cliente, ok? Domande anche su questo? Su discorso mindset, quindi? Intanto perché, ecco, vi do un'altra piccola chicca, no? Nel mondo della crescita personale, e anche noi spesso abbiamo fatto video dove parliamo di questo, ossia c'è un evento, come la persona che vi dice che il vostro prodotto costa troppo, a questo evento viene dato un significato al quale corrisponde poi uno stato d'animo e al quale poi corrisponde un risultato finale. Benissimo, manca un pezzetto però qua, cioè quando noi si dà un significato a una persona, a un evento, ok, qualunque sia lo stato d'animo poi che viene generato, prima del risultato c'è una decisione che noi prendiamo consapevolmente, ok? Quindi che cosa significa? Che se noi decidiamo e la scelta rimane nostra, cioè non siamo in balia del mondo, della corrente, la scelta è nostra, quindi se noi decidiamo lì di dire che la gente dice che costa troppo, il mio prodotto non si vende o cose del genere, siamo finiti. Se invece noi ragioniamo al contrario e decidiamo di dire, uno, cerchiamo di capire perché questa persona ha detto che costa tanto. Due, analizziamo i numeri, ma effettivamente quanti clienti ho e quante persone mi si sono lamentate di questo. E punto numero tre, ma non è che ho sbagliato target, o ho sbagliato mercato, o ho sbagliato fiera, o ho sbagliato a promuovere il mio prodotto in qualche modo. Se noi cambiamo la nostra decisione da tutta la gente dice questo a una cosa del genere, cambia totalmente la nostra azienda. Esatto. E sono cose che accadono a ogni livello, quando siete piccoli, quando siete grandi, quando siete medi, quando siete enormi, quando siete belli, quando siete brutti, ok? Accadono a tutti, sempre, esatto, comunque a qualunque livello. Cioè noi facciamo fare spesso esercizi, no? Sulla visione, sul business model, sulla mappa del cliente tipo, quindi andiamo a capire il nostro target, che esigenze ha, problemi, dubbi, desideri, e spesso le persone all'inizio dicono, ma come faccio a sapere che desideri ha o che problemi può avere il mio target? Devi cercare di capirlo, quello è questo il tuo lavoro da marketer, perché adesso sei anche un marketer, diciamo così, perché sei l'unico imprenditore e persona che gestisce la tua azienda, quindi sei un po' tutto, ok? Che deve capire e conoscere il suo mercato. Inizialmente, se non hai nessuna conoscenza, ovviamente ti formi e ottieni alcune risposte, ma tante cose devi immaginartele un po' e cercare di immaginartele proprio. Poi, che succede? Che chiedendo feedback, via dicendo, vendendo i prodotti, iniziando a lavorare, questa mappa del cliente tipo, questa visione, questo business model devono essere costantemente aggiornati e devono essere, esatto, sempre al passo, quindi questo con i tempi e con le nuove conoscenze. Questo è determinante. Cioè, non è super fondamentale, anche perché se fai magari il lavoro prima bene e poi dopo non ti aggiorni, è tutto lavoro buttato da una parte, quindi è fondamentale rimanere sempre aggiornati. Allora, formarsi. Rispondiamo un po' di domande, esatto. Se ne avete altre fatele. Allora, intanto qua... Ciao ragazzi, io vorrei piantare il zafferano per avere un'ottima entrata, ma non so da dove iniziare. Allora, qui la risposta è scontata, però
veramente ti consigliamo di iniziare dai nostri percorsi, perché soprattutto, quindi chiama 800 150 010, o scrivi in, direct su Instagram, visto che sei su Instagram, ok, dove vuoi, e parla con un nostro consulente e vedete insieme qual è il percorso migliore, esatto, per te, perché qua poi sullo Zafferano abbiamo insomma una marea di competenze, insomma il nostro punto di forza, no? Esatto. E quindi questo è il miglior modo per iniziare, a partire formandosi, non partire con mettere 200 bulbi e vedere come va o tutte queste robe qua, ma è andare proprio a strutturare un progetto sensato per capire con quanti bulbi iniziare in base alla tua situazione, per capire su che mercato andare a lavorare, per capire che tipo di prodotto, perché non è che coltivi zafferano e puoi pensare solo a vendere il zafferano in stimmi, esatto, ma puoi trasformarlo in tantissimi modi, puoi utilizzare i petali, puoi utilizzare gli stami, insomma c'è veramente un mondo che necessita assolutamente, sì, di formazione. Quindi questo è il miglior modo, cioè soprattutto sul mondo dello zafferano, perché è un mondo particolare, poco conosciuto. Yes. Poi andiamo di qua, Barbara, è bello promuovere anche l'evoluzione, il percorso dall'inizio, l'idea, l'abito non fa il monaco, poi se il monaco è figo anche l'abito, è la mente che deve essere forte, l'idea dell'obiettivo. Esatto, Barbara, infatti ne abbiamo parlato e tutto quanto, sì, cioè facciamo vedere le cose dall'inizio, creiamo fiducia nel nostro pubblico, e per creare fiducia sul nostro pubblico dobbiamo fargli vedere anche i nostri lati negativi. Esatto. Io ho avuto un confronto tra mio zafferano e un altro ad una manifestazione, 3-0 per me, per qualità, aroma e potere colorante. Assolutamente, no, non c'è paragone per i prodotti fatti in modo veramente sostenibile, con il metodo BSC, eccetera, cioè a livello di proprio sapore e performance nel piatto non c'è paragone più assoluto. E più ti si stagiona, che mi ricordo che hai fatto l'analisi anche troppo presto, se non sbaglio. Sì, più sta lì, meglio è, più migliora, diciamo. Per i cuccioli mi ricordo tante persone, tutta Italia, una sola voleva spendere poco e si è autolineata da sola. Esatto. Gli altri cercavano cuccioli certificati, di qualità ed equilibrati, non erano minimamente preoccupati del prezzo, ma di come fare ad averli. A chi non è toccato, ha chiesto di poter mantenere il contatto per aggiudicarsi la prossima cucciolata. Fantastico, questo è ottimo, perché hai già dei potenziali clienti che saranno i primi che dovrai contattare la prossima volta quando avrai la cucciolata. E ora qui parliamo di cuccioli, ma è la stessa cosa anche per gli altri prodotti. Esatto, cioè vale, okay, per tutto. Poi ora qua l'integrazione su cuccioli viene male, in un caso di azienda agricola, e cosa si fa? Invece di lasciare i clienti a bocca asciutta, come si dice dalle nostre parti, si cerca di servirli dandogli un prodotto di qualità, facendo quindi un'integrazione, ok, e andando a vendere anche a questi clienti. Sì. Così intanto arriverà la nostra nuova produzione e potremo continuare a servirli facendo altri prodotti, altre offerte e aumentando quindi il valore medio dei clienti. Ragazzi, cioè, mi sto gasando a bestia, perché veramente, cioè, se applicando queste cose, veramente, avere un'azienda agricola e vivere di quello non è impossibile, è molto fattibile, bisogna solo imparare a conoscere queste cose e applicarle. Sì. Buongiorno, come posso fare a contattarvi? Roberta, guarda, chiama pure... Per info su un'azienda agricola già avviata da anni. Assolutamente, l'abbiamo seguita, soprattutto abbiamo seguito tantissime aziende che erano avviate da anni, se ci pensi, all'inizio, è vero, e meno ultimamente, diciamo. Poi sì, ci sono anche le ultime call che abbiamo fatto, era un'azienda aperta da tanto, però in relazione al numero di clienti che avevamo una volta e quelli che abbiamo oggi, cioè siamo partiti fondamentalmente, sì, seguendo aziende già avviate da, esatto, quindi tempo. Assolutamente, come contattarci, visto che sei su Facebook puoi mandare un messaggio su Facebook oppure chiamare il numero verde 800 150 010, o scrivi alla mail ecosystembsc@gmail.com. Sì, esatto, poi lì ti daranno appunto tutte le informazioni di cui hai bisogno. Troppo vi devo salutare, siete grandi, grazie mille. Poi ciao Chiara, come state? Allora, come gestire l'approccio di produttori giovani? In diverse occasioni mi è capitato di essere trattata in modo diverso perché giovane. Ci sono forti preconcetti su giovani. Assolutamente, lo sappiamo questo. Cioè, veramente benissimo, purtroppo. E cioè, effettivamente fa rabbia questa cosa, perché dici, ma cioè, cavolo, anzi... Vedi, produttori giovani, dovresti perlomeno cioè dire, cavolo, che bel lavoro che state facendo, invece spesso veniamo trattati un po'. Sì. Guarda, uno dei punti, poi sicuramente lo potremo anche approfondire, però questo è quello più essenziale, che perché è capitato anche a noi, cioè veramente, tantissime quando andavamo volte a cercare informazioni, quando siamo partiti per esempio con la vendita dello zafferano, stessa cosa, quando siamo partiti con la vendita dei percorsi in ecosistema BSC, stessa cosa, perché ovviamente la gente, che poi non erano clienti, erano persone che dicevano la loro, cavolate del genere, ah ma chi vuoi che compri il corso di agricoltura da te che sei giovane, che c'entra, se ne so di più,
non è che l'esperienza viene soltanto da, se sono 40 anni che fai la cosa sbagliata, puoi avere l'esperienza di anche di 57.000 anni, esatto. Ma non sei capace comunque, quindi non vuol dire niente quella roba. Quindi questo è un paradigma che tante persone hanno capito oramai, perché tutto il mondo che vi è oggi è diverso. Cioè, una volta era anche vero il concetto, perché non arrivavano le informazioni, quindi o uno faceva 40 anni la stessa cosa e quindi dopo 40 anni era il maestro fabbro, il maestro contadino, il maestro di questo, di quest'altro, perché aveva quelle informazioni, esatto, sulla sua esperienza. Ma oggi vai su internet, o ti informi o compri un corso, cioè le informazioni arrivano, le trovi, a tutti e sono accessibili super velocemente, quindi non vale più quella cosa dell'esperienza. Sì, è vero, più fai un qualcosa e più diventi esperto, certo. Però appunto, come diceva Ale, se da 40 anni fai quella cosa sbagliata, è totalmente inutile. È apposta. Quindi, come si gestisce? Dal lato, ovviamente, dipende da quando ti è successa e in che contesto. Cioè, se tipo, provando se è un a cliente, vendere, ma non credo, esatto. Oppure se è con persone che ti circondano o altri contadini o cose del genere. Se però è, perché se è di persone che ti circondano, lascia perdere, quindi vabbè, sarete bravi voi, arrivederci, grazie, che vi devo dire. Esatto, se tu poi fai vedere le cose con i fatti, appunto, esatto, quando ottieni i risultati, silenzio. Esatto, se è una cosa invece che avviene nella vendita, devi posizionarti proprio all'opposto. E quindi, come noi anche ci siamo posizionati, no, con Ecosystem, dicendo questa cosa dell'esperienza, anche fin dall'inizio, vi dicendo, e con tanti altri modi, ovviamente, devi fare la stessa cosa. E quindi, ovviamente, prendere il fatto che sei giovane e tirarci fuori un punto di forza, perché questo essere giovane ti ha permesso di, per esempio, essere molto brava col computer e imparare delle cose che sono accessibili alle persone. Oppure la stessa cosa, dire che non conta niente se fai 40 anni la cosa sbagliata, oppure dire io sono giovane, ho molto più energia, vi dicendo, e sto facendo molte più cose di chi è grande. Ovviamente dipende dal contesto nello specifico, però è posizionarsi fondamentalmente in contrapposizione a questo, riportando fatti e prove reali che permettono al tuo pubblico di credere a quello che stai dicendo. Questo è il concetto che sta alla base. Poi sulla cosa specifica, ovviamente, poi possono essere applicate diverse cose, ma questo è il concetto basilare, anche quello che abbiamo applicato noi. E l'altra cosa importantissima, quindi, è credere in primis tu a questa cosa qua. Cioè avere la convinzione, la ferma convinzione, che non è che quello perché ha 50 anni allora, o 70 anni, quello che è, allora per forza il diritto. Per esempio ieri mattina, una delle cose infatti che mi infastidisce da morire questa cosa, perché io sono una persona che se vedo una persona più grande di me, o se vedo un'altra anche più piccola, cioè anche se c'ha 14 anni, non me ne frega niente, cioè mi viene spontaneo, non so, entriamo in un bar, aprire la porta e far passare prima quella persona, mi viene proprio spontaneo, ok? Se non lo faccio è perché proprio non l'ho vista, non mi sono reso conto della cosa, no? I grandi fanno il contrario. A te è successo più volte, anche ieri mattina che siamo andati a fare colazione in un bar, cioè due uomini di grande importanza, a quanto pare, si sono scontrati fondamentalmente con lei mentre stavano uscendo. Ma non ci ho fatto caso. Io ci ho fatto caso invece, perché ci faccio molto caso a queste cose. Non hanno detto né A né B, hanno aperto la porta, l'hanno guardata in faccia e poi hanno rilasciato la porta anche che si chiudesse da sola. Cioè, ma voi vi rendete conto? E io devo per forza credere, non so, fare il tradizionalista dicendo che devo portare rispetto alle persone più grandi e basta. No, anche loro devono portarlo a me in primis, no? È sbagliato? E io sono cresciuto giocando anche a calcio e rispettando le persone più grandi e cose del genere, perché c'è queste cose del nonnismo e tutte queste cavolate qua, di ste robe qua. Va bene, lo accetto, non c'è nessun problema, ma anche tu porti rispetto a me, però. Esatto. Fine. Poi, come dice Claudia, ovviamente dice, in realtà lo fanno anche con chi è più vecchio e magari ha appena iniziato l'attività da poco. Esatto, cioè nel senso, queste cose del giudizio, cioè le persone ti giudicano a prescindere dall'età, da qualsiasi cosa. E mi immagino appunto, da questo noi non l'abbiamo provato, ok? Però sì, ti capisco Claudia, perché appunto magari dicono, ah sì, vabbè, ma che ti metti a fare adesso, aprire un'attività, iniziare qualcosa da zero, ma che fai? Anche qui ovviamente se è questo il tuo caso, ovviamente lascia perdere, nel senso, cioè non ascoltare queste persone, anzi dovresti essere magari di esempio e dire, cioè anche se sono più grande, io voglio seguire le mie passioni, i miei sogni, mi metto giù, lavoro sodo e ottengo risultati, quindi anzi dovresti essere di esempio a tutte le persone che invece abbandonano i loro sogni. Quindi, esattamente, questo è un posizionamento leggermente diverso come quello che abbiamo suggerito a Chiara, perché siamo in due situazioni diverse, ma che
ha lo stesso obiettivo fondamentalmente, e hai detto una cosa super giusta, cioè quando sei giovane ti dicono che sei giovane, quando sei grande ti dicono che sei grande, quando sei questo ti dicono che sei quest'altro, perché, che ha detto Vale, ti giudicano, non fatevene un problema voi, ok? Se le altre persone vi giudicano è un problema loro, cioè sono loro che sono vittime del giudizio, perché dovrebbe essere un problema vostro? Esatto, poi ovviamente certo fa male, nel senso quando si è giudicati soprattutto male è brutto, però appunto no, cerchiamo di non farci scoraggiare da tutte queste cose. Sì, si deve maturare, però ho avuto anche molti feedback positivi dai privati, grandissimo, per il ristorante ho solo fatto molta comunicazione per partire bene a marzo-aprile, appena rinnovano il menù, ma ci saranno tante novità. Fantastico, contentissimo. Bene, benissimo, assolutamente. Clementini Bio mi rivolgono a pagare 1,50 € al chilo. Sì, dai, assurdo. Che se li tengano, cioè che non li prendano e che vadano a comprare in un'altra parte. Poi Elias ci fa una domanda più burocratica. Burocratica, differenza tra IAP e coltivatore diretto. Allora, è una differenza principalmente legata al numero di ore lavoro richieste per essere IAP e per essere coltivatore diretto. Ora, mi pare che per essere coltivatore diretto devi avere fondamentalmente 104 ore lavorative di lavoro e per essere IAP 140. Ora non vorrei sbagliarmi, sto dicendo così come mi ricordo, però mi pare che sia questo. E che cosa si intende con ore lavoro? Si intende che quando tu fai il piano di coltivazione, diciamo così, ti viene fatto poi il piano, la DUA, non so come si chiama, che poi viene presentato anche per la PAC, eccetera. Ovviamente viene scritto, ho un ettaro di mele, ho un ettaro di pere, ho un ettaro di olivi, ho un ettaro di banane, ok? ognuna di queste coltivazioni ha un valore tabulato di ore lavoro, ok? E quindi dici, un ettaro di mele vale 100 ore lavoro, e poi anche pere queste cose vale... tabulate sono fatte un po' così a caso. Odio profondo. Cioè, esatto. Vabbè, lasciamo perdere anche qui un altro discorso, però sì, quella differenza... Sono create a tavolino da chi non sa nemmeno cosa significa. Lasciamo perdere. E l'hai risposto, quindi... E quindi ecco, questo viene fuori un monte ore lavoro e via dicendo che ti può classificare come IAP o come coltivatore diretto, cioè non puoi essere IAP se non hai quel quantitativo di ore lavoro. Poi dal punto di vista burocratico c'è il fatto che con lo IAP puoi richiedere finanziamenti, hai... delle tasse in meno eccetera, però con lo IAP hai dei limiti anche sul reddito che sul coltivatore diretto non hai, ok? In realtà è successo in generale, quindi mi chiedevo per il futuro come gestire eventualmente situazioni tipo in cui per altro è un punto debole, per noi una forza, grazie ragazzi, stiamo bene, bene, okay, perfetto, sì, chiaro, sì, sì, esatto, utilizza... lo utilizzerete come, esatto, come forza, assolutamente. Di dove siete? Noi siamo della Toscana, Umbria. Non lo so, cioè l'azienda agricola, io, l'azienda agricola ce l'abbiamo in Toscana, in Val d'Orcia, ecco. Però non viviamo dove abbiamo l'azienda agricola, ma leggermente più distanti. Esatto, siamo nati in Toscana, in Val d'Orcia, in provincia di Siena. Rosy, ciao ragazze, grandissime. Panettone fantastico. Buonissimo, noi gli abbiamo detto che l'avevamo assaggiato, non mi ricordo se forse l'avevamo, però sì, buonissimo, veramente ragazzi, Annalisa e Rosy hanno un panettone, ora penso che hanno finito, però per il prossimo anno magari, fantastico. Un panettone buonissimo allo zafferano. Stamattina abbiamo fatto colazione con le vostre marmellate, confetture, se non confetture, mi picchiate. Confetture, buonissime anche quelle, quella pere zafferano. Fantastica, quella con tutti rossi. Però oggi. Buonissima. E oggi anche con Silvia abbiamo utilizzato anche la... Ah, è vero, con Silvia abbiamo fatto assaggiare... Non spoileriamo che è un prodotto interessante che hanno tirato fuori loro, e lavorateci ragazze. Perché è buonissimo, piace a tutti, le facciamo assaggiare insomma a tutti quelli che ci vengono a trovare e piace tantissimo. Yes, cambiamo il mondo dell'agricoltura, assolutamente. Non importa se sei grande, se sei piccolo, se sei alto, basso, l'importante è credere sempre nelle nostre capacità. Assolutamente d'accordo. Poi Carlo, Domenico, per San Valentino avete consigli? Sì, assolutamente, San Valentino è diciamo una buona occasione, diciamo, soprattutto per quanto riguarda i ristoranti, potete magari proporre allo chef, se ovviamente siete già in contatto e siete già in confidenza, eccetera, comunque proporre allo chef diversi utilizzi del vostro prodotto, in questo caso di Domenico appunto lo zafferano, perché appunto lo zafferano comunque come tanti altri prodotti viene utilizzato molto bene per un messaggio di San Valentino, e quindi magari potete andare lì presentando delle idee carine, innovative, magari cambiando il packaging del prodotto, esatto, presentandolo in una boccettina già magari diluito, quindi c'è il mondo, ok, dietro a tutto questo, e quindi potete presentarvi delle idee
innovative che loro magari non hanno mai sentito. Sì, assolutamente. Qui ovviamente può essere utilizzato anche assolutamente ovviamente per il privato, come un bel regalino afrodisiaco, diciamo così, quindi puoi trasformarlo anche in diversi modi, puoi fare un bel pacchetto, come ha detto Vale. La grande differenza non la fa tanto il prodotto, in questo caso, ma il packaging, okay, che utilizzi per il discorso San Valentino. Poi, esiste una lista di azienda che secondo il vostro metodo con quale rivolgersi per acquistare? Arriveranno tante robe su questo, non Rossella l'ora. Che poi è all'interno di Ecosystem, sì. Quindi Rossella nel gruppo privato cerca ecomercato, insomma comunque cioè, abbiamo fatto un post diverso tempo fa, quindi penso ancora magari tu non eri entrata appunto in Ecosystem, però ecco assolutamente insomma, stiamo lavorando per questo. Stiamo lavorando su una cosa molto e, molto interessante. Ragazzi, per quindi... i nostri studenti appunto non vi preoccupate, non ci siamo dimenticati, ma no, ovviamente no, ci stiamo lavorando, lavorando da dietro. Giorno dopo giorno, è bello, molto sì. Complessa come cosa, ma guarda, fighissimo, non vediamo l'ora che parta tutto. Quindi è meglio fare il coltivatore diretto? No, non per forza, cioè nel senso sì. Allora, se ti dovessi dire così, a occhi chiusi, scegli tra gli app coltivatore diretto, ti dico coltivatore però diretto. Dipende però situazione. Dipende tantissimo dalla situazione, cioè potrebbe essere meglio anche non essere nessuno dei due. Questo è un altro paradigma ovviamente nel mondo dell'agricoltura, che non per forza devi essere gli app coltivatore diretto per vendere prodotti con la tua azienda agricola. Puoi farlo anche come secondo lavoro, per esempio. Esattamente, esattamente. Magari all'inizio, insomma, spesso tante persone lo fanno. O anche chi ha un lavoro statale, per esempio, crede che non può avviare un'azienda agricola o robe del genere. Non è assolutamente vero. Abbiamo cioè dipende ovviamente dal datore di lavoro, insomma dipende da tante cose, però effettivamente è possibile. Abbiamo studenti che lo fanno, l'hanno fatto. Esatto, esatto. Grazie a te, Ga. Ciao ragazzi, ero operato con la Coldiretti proprio per dire con regime isonero, giusto per iniziare, ma me l'ha un po' sconsigliato perché dicono che i ristoratori non comprendono l'autofattura. Gliela fai comprendere. Se il discorso vostro funziona meglio con l'esonero, fate l'esonero e poi c'è il modo per... anzi approfondiremo anche questa roba forse nel gruppo privato, che perché lo chiedono sempre, ma l'altra volta anche abbiamo fatto vedere come si fa, quindi basta anche che gli fate vedere come si fa, oppure contattate magari il commercialista o chi si occupa delle fatturazioni in quel ristorante, glielo spiegate, perché cioè, esatto. È un qualcosa che si può fare, ok, esatto. Quindi si può fare, se no, punto. Cioè tagliate la testa al toro e l'aprite con regime ordinario. Anche con regime ordinario può essere un secondo lavoro se avete un problema legato a questo, e non dovete essere gli app, non dovete essere coltivatore diretto, eccetera. Cioè si apre un esonero principalmente solo per pagare un po' meno, cioè non dover pagare la camera di commercio magari, ma alla fine si risparmia qualche centinaia di euro, non di più, insomma, e quindi lo si fa, ecco, più 70 è solo un secondo lavoro, lo sappiamo, eccetera. Se no puoi fare anche tranquillamente in ordinario, cioè c'è Cristiano anche con noi che ci hanno salutato prima con Antonietta, cioè anche loro hanno fatto un ordinario come secondo lavoro, quindi non hanno problemi di autofattura o cose del genere, quindi è una cosa che si può assolutamente fare. Yes. Il titolo di app non serve a niente in pratica. No, in realtà cioè serve a poter prendere finanziamenti, PSR o alcune agevolazioni dal punto di vista, cioè se acquisti dei capannoni, un terreno è sicuramente dei vantaggi, però dipende, insomma, vanno calcolati bene i vantaggi e svantaggi, cioè dipende molto dalla situazione, ecco. Esatto, però diciamo che potrebbe servire a molto di più, ma in realtà è strutturato in maniera, secondo me, veramente stupida. Io ho aperto una partita IVA agricola, ma non il titolo di app, e me la scuola agraria, la scuola agraria per poter certificare quello che faccio? Cioè ora non ho capito la domanda. Cioè non abbiamo capito se è una domanda o un'affermazione, ecco. Ok, lato comunicazione, due cose al volo, cioè fa differenziate la comunicazione, cioè utilizzate il giusto, prendete un argomento, ok, quindi differenziate nel senso utilizzate magari video, post, storie, cose del genere, ma anche solo su un argomento, cioè non pensate che ho detto una cosa, ok, al mio pubblico e quindi adesso se la ricorderà per sempre, no, prendete quella cosa, ditela in... più modi diversi possibili e attraverso canali diversi, perché ci sono persone che magari vi seguono sulle storie, persone che leggono il vostro post su Instagram, persone che vi guardano su Facebook. Non significa che dovete avere tutti i canali del mondo, ma se utilizzate Facebook e Instagram dovete utilizzare diverse modalità di post e video per comunicare lo stesso messaggio.
Questo è un grande concetto, poi lo approfondiremo magari in altre occasioni. Anche noi ragazzi abbiamo iniziato subito in ordinario, con lavori di entrambi mantenuti. Esatto. Ecco, Alessio ha riformulato. No, ve la rifaccio come domanda. Senza scuola e senza certificazione posso comunque vendere i prodotti? Assolutamente sì. Assolutamente sì. Anche questa è Assolutamente sì. una credenza, ma in realtà, appunto, Eh no, ma assolutamente sì, purtroppo puoi aprire se... azienda agricola e vendere i tuoi prodotti. Sì, assolutamente. Puoi anche avere la terza media e aprire un'azienda agricola come secondo lavoro con regime a IVA ordinario e non ci paghi neanche i contributi se hai un altro lavoro perché le paghi su Il primo il primo lavoro. lavoro che hai e quindi a posto. Non c'è nessun tipo di problema. Cioè, poi avete ragionissimo a non capire bene questa Sì, roba perché assolutamente. purtroppo se voi cercate su internet come aprire un'azienda agricola vi appaiono I blog blog stupidi che come che primo vi punto dicono devi essere iato. non è vero. No, non è Non è vero. vero, dovete avere le ore lavoro, vi incominciano a parlare di queste robe qua, andate alle associazioni, vi parlano di ore lavoro, IAP, IOP, IUP, Per che è i meglio, finanziamenti, perché per i ovviamente finanziamenti, puntano a perché poi quello, così vi fanno le ovviamente. pratiche e tutte queste cose qua. Esatto. No, assolutamente no. Esatto. Ok, ragazzi, ultima cosa, mi raccomando, approfittate della promozione che abbiamo fatto in questo periodo, perché ci Esatto. sono 3 lezioni gratuite che saranno importantissime, ok? E Quindi 3 lezioni anche gratuite, molto belle. quindi per il gruppo di persone appunto saranno lezioni private fatte in diretta in cui ci potete fare direttamente domande e saranno su 3 temi principali che riguardano poi il metodo BSC. Esattamente, quindi parliamo proprio di chiarezza sul vostro progetto, sia se, come diceva prima Roberta, non mi ricordo, avete già un'azienda avviata e quindi dovete capire un po' i processi che state utilizzando nella vostra azienda e ristrutturarli in maniera chiara, sia se partite da zero così che non fate ovviamente problemi, che non abbiate problemi in futuro. Esatto. Poi parleremo di terreno e compost, quindi andremo a capire proprio come studiare il terreno, andremo proprio in campo, quindi siamo proprio in ufficio con noi mentre costruiamo i progetti e nella terza lezione poi parleremo di marketing, come costruiamo strategie di marketing e siamo proprio in campo dove vale vi farà vedere come noi analizziamo il Valutiamo il terreno, guardiamo il terreno, che terreno tipo di e... problemi ha un terreno e come poterli risolvere, e soprattutto parliamo di Esatto. compost, compost visto da un punto di vista leggermente diverso. Chi entra ora nei percorsi di affiancamento se lo ritrova gratis, queste 3 robe che potrebbero valere quanto il percorso di affiancamento Esatto, e praticamente. anche perché poi dopo questa offerta il percorso di affiancamento probabilmente cambierà prezzo, appunto. Yes, E quindi quindi. approfittatene, approfittatene. Ciao Rosy, ciao Annalisa, vi salutiamo. Poi rispondiamo all'ultima domanda e poi andiamola. Per fare una tisana con più componenti, esempio zafferano più camomilla, si deve avere qualche titolo? No, assolutamente no. Poi vai al se è un c'hai un laboratorio già che ha le sue erbe eccetera te le trova fondamentalmente lui te le confeziona tutto eccetera e rivendi la tua tisana allo zafferano Sì, è un po' quello fondamentalmente che abbiamo fatto anche noi con l'azienda agricola, infatti. exactly oppure puoi anche acquistare da altri produttori gli ingredienti ok con fattura ovviamente portare tutti gli ingredienti al laboratorio che ti fa il confezionamento eccetera. O se lo fai da solo, che hai la possibilità di avere il laboratorio interno e lo fai da solo, confezioni tutto insieme, rivendi come ti sanno lo zafferano. Esatto, quindi sia se è Nessun titolo. laboratorio, sia se non è laboratorio, puoi comunque farlo, c'è due modi Esatto. diversi per farlo, però Esatto. Devi puoi avere solo farlo. le fatture, cioè fattura di acquisto dei prodotti se l'hai presi tu o fattura poi di conto terzista che ti ha preso poi anche le erbe, eccetera. Perfetto, K. dai, allora Perfetto, grazie ragazzi. mille a tutti, buona domenica E ci e vediamo la prossima domenica. esatto, Ciao ciao! ciao.